simbolica alla proposta progettuale del professor Guido Canali relativamente alla sistemazione dell'area ex Bari. Tutto il progetto ha come premessa e sviluppo del mantenimento della curva sud, che volutamente scarnita, spogliata, pulita, ridotta alla sua essenzialità strutturale, alla sua secchezza, diventa monumento che facilita la memoria dei tragici fatti del 1981. Questa è la ragione della scelta fatta dall'architetto Canali. Al contrasto del fronte meridionale, che viene da Viale Colombo, risponde la parte extradossale della curva sud, dove i gradoni completamente inverditi di piante, di fiori, pieni di vita, scendono e scivolano, si srotolano ad unirsi nell'ampio prato dell'ex campo sportivo. È ancora dal centro della curva sud che nasce una canaletta d'acqua, elemento primario della vita, che saltellando sui gradoni taglia longitudinalmente tutta l'area centrale, fino ad alimentare uno specchio d'acqua antistante un piccolo padiglione vetrato circoscritto da un porticato pergolato che è il luogo di maggior aggregazione e di incontro. L'acqua come filo sottile di unità tra memoria, identità, che diventa presente, diventa logico. Mi sembra che il progetto del professor Canali, oltre alla sicura bellezza, contenga in sé una profonda sensibilità e rispetto dei luoghi. Qui il dramma viene rielaborato, entra nel circolo della vita quotidiana. Una riappropriazione indispensabile per poter andare avanti incontrandosi e socializzando. Grazie. Grazie consigliere Sponzi. Allora consigliere Pasquale Lupi, prego.